danesi, quindi non è nemmeno il caso più di stare a parlarne. Io invece vorrei parlare, come dire, della unicità di questa tipologia museale. Di qualunque casa museo si voglia parlare, che sia del contadino o del collezionista. Quindi io con voi vorrei fare un piccolo percorso museologico. Che cos'è, che cos'ha di particolare questa tipologia di museo rispetto a altri meravigliosi tipi di museo, pinacoteche, arti decorative, musei di storia? La grande ricchezza che solamente questi luoghi hanno, il saper parlare attraverso la quotidianità del vivere. Ecco, questa è la cosa più importante che fa di questi musei veramente un patrimonio straordinario ed è di questo che vorrei parlarvi. Tra parentesi, ho visto nel programma che Paolo Biscottini con i suoi collaboratori ha creato anche quest'anno, molto bello, che Marco Magnifico, e quindi il direttore scientifico del FAI, verrà a parlare proprio qui tra 2 settimane, se non mi sbaglio, fine luglio, ancora una volta di case museo. E lui con il suo piglio, nel titolo che è molto carino se voi lo guardate nel vostro programma, dice la casa museo Necchi Campino, sembra che sia così, casa o museo? Casa, risponde lui. Ecco, io vorrei proprio partire da questo piccolo bisticcio per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, cominciamo da questa. No, faccio, mi muovo. Così la zanzara non mi prende, è più difficile. Sono terrorizzata dalle zanzare, quindi mi muoverò in continuazione per non essere preda facile. Questa immagine è un'immagine che a me piace moltissimo. È un'installazione di un artista contemporaneo di 4-5 anni fa, fatta a Vienna al nuovo museo di arte moderna. Ed è questa casa, questa casettina che si incunea con forza, con violenza, dentro il grande massiccio edificio del museo. Ecco, in tutto questo mi sembra che ci sia un po' la traccia della nostra conversazione di stasera. Cioè questi luoghi, le case che nascono per definizione come luoghi privati, come luoghi dell'abitare, come luoghi di una famiglia, di una persona, di più generazioni che si possono succedere, ma è comunque il luogo privato. Il grande sforzo, il grande passaggio per passare da casa con testardaggine e volontà a essere museo. E questo non per contraddire Marco Magnifico, ma per dire che forse proprio in questa volontà di diventare museo, delle case, che poi andremo a vedere quali, c'è anche proprio questa consapevolezza di poter raccontare storie. Storie importanti che possono partire dal privato, ma che poi diventano metafore di intere gamme di saperi, di scienze, di storia economica, storia politica, storia del gusto, partendo sempre dal privato. E quindi museo, nell'accezione che noi tutti oggi accettiamo, di luogo aperto a tutti e luogo di educazione, luogo di conservazione e anche luogo di diletto. Ecco, quindi per me, secondo me, pensare a una casa museo non è sminuire la casa, ma anzi attribuirle anche un ruolo di narratore, di parola, che una casa, se rimane intima, privata e personale, non potrà certo raggiungere. Internazionalmente, in questi ultimi 10-12 anni abbiamo lavorato con colleghi di tutto il mondo all'interno dell'International Council of Museums, che è un'associazione mondiale che riunisce professionisti di tutto il mondo. All'interno di un comitato dedicato proprio alle case museo abbiamo lavorato per capire quali sono le tipologie di case diffuse in tutto il mondo. Perché? Perché ci siamo resi conto che parlare di casa museo è generico. È come dire, beh, c'è un grande ombrello, sotto questo ombrello ci stanno un sacco di realtà differenti. Ma ognuna di queste tipologie che voi vedete fa battere l'accento su un racconto particolare.
perché se io parlerò della casa dell'uomo illustre, è chiaro che il mio racconto all'interno del museo passerà attraverso la personalità dell'uomo famoso. Diversamente, se io parlerò di case testimoni di eventi storici, il mio racconto passerà attraverso una storia allargata, una storia politica, una storia militare, una storia sociale, una storia umana, che ha visto la casa testimone o palcoscenico. Quindi non è la persona, è, come dire, il luogo nella sua complessità. E ancora, se parlerò di casa voluta da una comunità, e poi vi faccio vedere gli esempi, io farò battere l'accento su che cosa? Sulla volontà di una comunità, di un piccolo paese, per esempio, che desidera raccontarsi, magari con i poveri oggetti di una quotidianità o di un passato recente, un passato contadino che adesso non esiste più, ma che ha lasciato tracce nelle famiglie, e quindi allestirà una casa per parlare di sé. Quindi ciascuna di queste tipologie avrà un racconto diverso da fare e soprattutto avrà pubblici diversi. Perché io sono convinta che ciascuno di noi, quando va in un museo, ha delle aspettative. Bene o male ha delle aspettative, si aspetta qualcosa. E magari qualcuno entrando in una casa museo si aspetta di rivedere una ricostruzione, anche, non so, la tavola imbandita. Altri invece si aspetteranno un allestimento molto più rigoroso, più scientificamente ricreato, perché avranno bisogno di altre risposte. Voi che sicuramente seguite il mondo dei musei, avrete quindi partecipato a tante conferenze, saprete che ormai quando si parla di museo in generale, non solo di casa museo, si parla di pubblici differenti. Si parla di diversi stili di apprendimento e quindi io avrò una reazione, lei avrà una reazione, la signora avrà una reazione di fronte a certi tipi di racconto che il museo metterà in atto. È molto carino perché i teorici degli stili di apprendimento dicono che il visitatore, ci sono diverse tipologie, c'è il ponderatore, c'è il sognatore, c'è il pragmatico. Quindi tanti atteggiamenti di curiosità e anche di volontà di conoscere, ma che vengono mediati attraverso percorsi differenti. Facciamo qualche esempio. Se mi metto qui, mi vedete? Sì, certo. Per esempio, guardiamo, va bene? Io sento un rimbombo di avvolto qua dentro. Vado avanti? Parlando di case di uomini illustri, ho preso una di quelle di cui sono innamorata. Questa è la casa di Garibaldi a Caprera. Quindi l'uomo illustre può essere l'eroe, può essere quindi la persona che ha veramente rivestito un'importanza, in questo caso politica, militare. Qualcuno di voi ha visitato la casa di Caprera? Ecco, che io trovo essere, a parte il luogo più bello del mondo, ma anche questa immagine, questo è il letto in cui Garibaldi è morto, che lui si fece trasportare dalla camera, dal letto, in quello che era il salotto buono, perché qui davanti lui vedeva il mare e qui davanti lui vedeva la Corsica, lui aveva questa vista della sua vita sostanzialmente, del suo grande amore. Ecco che quindi questa casa parlerà attraverso la memoria dell'eroe e tutto è rimasto come congelato nel giorno e nell'ora della morte dell'eroe. Nell'armadietto sono rimasti i medicinali, lui soffriva di dolori molto forti alla gamba dopo la famosa ferita, eccetera, eccetera. Per cui questa casa museo parlerà attraverso queste parole, perché è questo che vorrei ricordare, che ogni casa museo, come ogni museo peraltro, ma nelle case è ancora più forte, ha un proprio lessico, ha un proprio vocabolario, ed è questa la bellezza, la ricchezza, che non ci saranno mai parole simili tra l'una e l'altra, proprio perché ciascuno è un luogo dell'abitare specifico, di una persona, di una famiglia, che poi, per diventare patrimonio di tutti, è diventato museo. Se parlo lì è meglio che non qua, mi sembra.
Ancora, beh, la casa di Verdi, come non amare questo luogo incantevole nella provincia di Parma, dove il grande musicista adorava ritornare dopo tutti i suoi trionfi nel mondo, un luogo che racconta dell'austerità ma anche della così accoglienza calda e amicale di quest'uomo apparentemente così burbero nei confronti degli amici che venivano a trovarlo. Quindi nella categoria degli uomini illustri c'è ovviamente la casa anche degli artisti, dei musicisti, come non ricordare per esempio anche quella di Giovanni Pascoli, quindi una casa di scrittore, una casa nella campagna romagnola. Peraltro questa casa fa parte di un circuito, di una rete di case museo di scrittori e poeti di Romagna, che si snoda tra le province di Cesena, di Forlì, sì, mi sembra Cesena e Forlì, e tra queste c'è la casa di Artusi, che mi ha sempre molto affascinato, che è il grande scrittore di cucina, che appunto anche lì è stata fatta la casa. Per cui anche in questo caso qui è la cucina. E questa è una cosa interessante, la casa è la casa natale di Pascoli. Pascoli ci passa l'infanzia, però ci ritorna molto spesso nelle sue opere, nelle sue poesie. E ricorda soprattutto il luogo più caldo della casa, la cucina ovviamente, e i responsabili del museo hanno ricreato, hanno riarredato la cucina che aveva perso gli arredi sulle parole, sulle descrizioni che ne fa Pascoli. Quindi è proprio, come dire, è una casa della memoria attraverso le parole. Questa è una casa che a me piace molto, se andate a Volterra andate a vederla, perché è la casa dell'imprenditore. Questo imprenditore era il grande mercante di alabastro. Metà 800, rilancio dell'alabastro, rilancio della produzione in stile, di quindi neogotiche, neorinascimentali, neobarocche, di alabastro. E questo Viti fa parte di quel gruppo di viaggiatori dell'alabastro, così chiamati, che portavano in giro per il mondo, ma dall'India al Perù, i loro cataloghi di vendita per piazzare le loro opere. Tanto che in questa immagine, che è il grande salone, se voi vedete in fondo ci sono due enormi porta candelabri enormi, ed erano quelli che erano stati commissionati a Viti dall'imperatore Massimiliano del Messico, che poi però fu fucilato, e quindi a lui rimasero questi due immensi oggetti nella propria, quindi per farvi capire come veramente questi imprenditori fossero in giro per il mondo. Casa di collezionisti. Beh, non potevo non far vedere un museo che per tanti anni ho diretto e che mi sembra veramente un caso molto importante di collezionismo, il Bagatti Valsecchi. Negli stessi anni in cui a Milano questa famiglia crea questa collezione, in giro per l'Europa e per il mondo noi troviamo casi analoghi. Basterebbe pensare al Museo Serralbo di Madrid, alla Frick Collection di New York, cioè luoghi in cui la passione del collezionare diventa un tutt'uno con un gusto dell'abitare, per cui collezioni e spazi della vita diventano un unicum. E questi sono episodi veramente molto particolari e non sono legati a una cultura, ma sono proprio trasversali in tutta Europa. E negli Stati Uniti, indubbiamente, riferendosi all'alta società. Ed è chiaro che questi luoghi non parlano tanto attraverso la singola personalità, ma attraverso proprio questo gusto riconoscibile del collezionare e dell'abitare in un unico sentimento proprio, che troviamo, come dicevo, in tantissimi esempi internazionali. Oh, questa è una definizione. Non so se avete visto all'inizio in quello schemino che vi ho messo, c'erano inglese e italiano. Le definizioni che abbiamo trovato in questa ricerca internazionale sono in inglese, e in questo caso gli amici anglofoni hanno individuato come tipologia House of Beauty,
Ora, tradotto in italiano, casa della bellezza fa tanto centro estetico, ma però cosa si vuol dire con questa bruttissima traduzione? Ma stiamo proprio ancora rielaborando in questo percorso. Sono quei luoghi, quelle case che sono diventate museo non perché ci abbia vissuto una persona particolarmente importante, neppure perché abbiano collezioni particolarmente straordinarie o perché vi sia successo un evento epocale. Sono case che vengono musealizzate per la loro qualità progettuale, di progetto unico, di progetto esteticamente e culturalmente, diciamo, perfetto. Pensiamo, non ho portato qui la foto perché qui ho portato semplicemente casi italiani in questa prima parte. Pensiamo per esempio a la Regia di Potsdam, a Charlottenburg, a Charlottenhof, anzi, c'è quel padiglione disegnato da Schinkel, il grande architetto degli anni, fine anni 10-20 dell'Ottocento, che crea un padiglione per la famiglia reale, studiato dal piccolo zoccolo che gira intorno agli appartamenti fino all'ultimo decoro del soffitto, passando per gli arredi, le suppellettili, eccetera. Quindi dei progetti profondamente coerenti. In questa categoria, per esempio, gli americani hanno inserito le case di Wright sulla cascata, proprio perché è un progetto disegnato dall'inizio alla fine. Io ho messo questo, che probabilmente qualcuno di voi conosce, che è il castello di Sogne, in Val d'Aosta. Questo era un castello della metà del XIV secolo, che nel 1872 Vittorio Avondo acquista. Avondo fa parte di quel gruppo di intellettuali come D'Andrade, come D'Azeglio, che lavorano per ricercare e recuperare le vestigia più importanti del passato glorioso Piemonte-Val d'Aosta. Siamo nel momento l'Italia si è appena unita, quindi c'è ancora questa fortissima volontà regionale di ribadire una unicità, una priorità, un'assoluta preminenza culturale, di bellezza, eccetera, sul resto d'Italia. È il gruppo di lavoro che nell'84, 1884, realizzerà la grande esposizione di Torino, creando il borgo medievale che ancora oggi esiste nel Parco del Valentino. Quindi questa è la cultura. Avondo acquista questo castello, che aveva una storia molto importante e molto bella, in una piccolissima parte si crea il suo appartamento, quindi diverso dai Bagatti Valsecchi che vivono insieme collezioni e vita quotidiana. Si crea un piccolo appartamento semplicissimo. Il resto del castello lo riarreda, andando a cercare in giro per tutto il Piemonte e la Val d'Aosta arredi coerenti con il palazzo, con la sua storia, con il periodo storico, solo in rarissimi casi trovando gli oggetti originali, in tal'altri casi facendoli anche copiare dai bagnisti, da maestri del ferro battuto, per ricreare questa perfezione ideale del castello, che era completamente vuoto quando lui l'acquistò, come se fosse ritornato nel suo momento di maggior splendore. Ma la cosa più interessante, questo lo vediamo dalle fotografie che furono realizzate alla fine dell'Ottocento, questi sono come dei set cinematografici, non prendono tutta la stanza, prendono un angolo della stanza, quindi è come se fosse stato ricreato perfettamente un angolo di castello, ma avulso da tutto il resto. Ovviamente tra le case della bellezza, come non mettere una qualsiasi villa di Palladio, qualsiasi, io ho preso questa ma potevo prendere un'altra, perché qui veramente il progetto architettonico, pittorico, funzionale, rappresenta l'apice proprio della progettualità domestica
se così possiamo dire. Ecco, questi luoghi, queste case della bellezza, ovviamente parleranno proprio attraverso questa coerenza progettuale che li fa diventare degli elementi, degli specchi di una cultura proprio, vorrei dire del progetto. Case testimoni di eventi storici. Più testimoni delle case di Ercolano mi sembra difficile immaginarle in Italia. Possono essere tante, potrebbero essere case in cui si è stato firmato un trattato di pace. Per esempio negli Stati Uniti sono tantissimi le case museo che vengono preservate dalle comunità locali perché magari vi è avvenuto un fatto particolarmente importante durante la guerra, di secessione, piuttosto che sono tantissimi le case in cui Lincoln si è fermato, ha mangiato, ha bevuto, si è cambiato gli stivali, cioè, tutta quella sequenza di eventi che fanno sì che questi... Tra parentesi, questa è una curiosità, ma mi è sempre stato molto interessante. Solamente negli Stati Uniti, nei loro standard museali, viene riconosciuta la casa museo come una specifica tipologia museale. Nel nostro codice dei beni culturali, la casa museo non è riconosciuta come tipologia di museo a sé stante. E questo mi sembra che sia una pecca che speriamo venga recuperata, perché è veramente la casa museo un luogo, un museo che ha degli strumenti propri di racconto e che quindi merita una attenzione molto particolare. Case specchio di una comunità, come dicevo, sono quelle case in cui una comunità si racconta. Penso che tutti voi abbiate sentito parlare degli ecomusei. Gli ecomusei sono quei luoghi che, come diceva il grande teorico di questi musei, Henri Rivière, negli anni 70 del Novecento, lui che li ha inventati sostanzialmente, l'ecomuseo è come uno specchio a due facce. Da una parte serve alla comunità per riconoscersi, dall'altra serve alla comunità per farsi conoscere. Quindi è il luogo in cui già nel momento in cui tu lo progetti e decidi di crearlo e di allestirlo, la casa, tu comunità ci porti i tuoi racconti, la tua memoria, i tuoi oggetti. E quindi è veramente un luogo del riconoscimento di se stessi, ma dall'altra parte è anche il luogo attraverso cui tu comunità ti puoi raccontare. Qui siamo in Friuli, vicino a Trieste, un minuscolo comune di cultura e lingua slovena. E attraverso questo recupero di questa casa che ha le sue fondamenta agli inizi del 1800, si recupera proprio la tipologia abitativa, perché ha tutte le caratteristiche abitative, è circondato da un basso e potente muro di cinta che chiude tutto il cortile per difendersi dalla bora. Ha tantissimo decori in pietra carsica, che è quella pietra bianca che si vede intorno agli infissi, ha modelli decorativi tipici, ma soprattutto in questa casa museo è stata riattivata una delle grandi tradizioni che sono le nozze carsiche, e quindi ogni due anni, negli anni dispari, si svolge qui nel cortile un matrimonio secondo le tradizioni di questo rituale molto lungo che parte la sera prima e che vede coinvolta tutta la piccola comunità di questo borgo. Altra cosa è, cambiando, qui siamo in Trentino e questa è proprio una casa museo in un ecomuseo che vi dicevo prima, ugualmente questa storia fatta proprio di storia semplice, di storia minuta, di una storia di piccoli gesti, ma che ti racconta proprio anche non solo una cultura ma anche un'economia della montagna. Ecco, cambiamo completamente, ma questo, volutamente ho fatto questo scarto così forte, perché tra le case museo esistono anche le case, le dimore nobiliari.
Io qui ho messo Palazzo Spinola perché lo amo particolarmente a Genova, ma potrebbero, in Italia sono veramente tantissime, e Palazzo Spinola, attraverso proprio il passaggio di generazioni che ha visto questa casa fare parte della storia politica, sociale, economica, culturale della città, perché le più grandi famiglie sono passate attraverso questa casa, tu proprio segui attraverso l'evoluzione dell'arredo, il cambiamento degli spazi, dei volumi, come è cambiato proprio il modo di anche, come dire, di esprimere sociabilità, quindi anche il modo stesso di ricevere, il modo stesso quindi di alternare spazi di rappresentanza, spazi più intimi. È veramente la storia di una società che nel momento del suo maggior splendore era veramente il punto di forza, non dico dell'Italia, ma di buona parte dell'Europa. Questa, se non l'avete mai vista, veramente vi invito ad andarla a vedere. Qui siamo in Valchiavenna, ed è Palazzo Vertemate Franchi a Piuro, vicino a Chiavenna. Vale una gita, perché tutto uno si aspetta in mezzo a quel paesaggio di montagne, un paesaggio anche molto severo. Questa è una dimora realizzata da una famiglia di notai, quindi assolutamente ricca, intorno al 1570, con una esplosione di ricchezza decorativa all'interno fantastica, dai soffitti scolpiti, ogni stanza un soffitto diverso, pareti tutte affrescate con scene dalle Metamorfosi di Ovidio. Era veramente il luogo che rappresentava la cultura di questa famiglia in un momento in cui inizia la cultura del vivere in villa, quella cultura che poi esploderà con Palladio e che poi ancor più vedremo in Goldoni, quando farà tutta quella sua produzione sulla villeggiatura e sulla villa. Qui siamo in quel momento in cui è come se il padrone di casa volesse rappresentare la sua qualità anche culturale attraverso il luogo dell'ozium, ma l'ozium inteso veramente come luogo di incontro, di conversazione, di riflessione, e quindi è l'espressione di una società che comincia a distinguere lo spazio più squisitamente produttivo, professionale, da quello che è uno spazio del vivere, anche per mostrarsi ancor più in tutta la propria preminenza sociale. Ecco, tra il nostro elenco di case e museo ci sono anche i palazzi reali, quindi vedete come noi spaziamo in questa tipologia di case, da quella della casa carsica di tre stanze alla Reggia di Caserta. Palazzi reali che in Italia sono completamente musei, ma in Inghilterra, per esempio, in Spagna, sono musei che all'occorrenza vengono rimessi tutti in uso per motivi proprio di rappresentanza delle famiglie reali. Indubbiamente in questi luoghi si racconta che cosa? Si racconta proprio il modo di mostrarsi di una dinastia, di un potere, di più dinastie che si succedono, attraverso proprio l'espressione della grandiosità, l'espressione del decoro, l'espressione anche di mode che cambiano. Io avevo proposto di mettere in questa tipologia, per esempio, anche la Casa Bianca a Washington, perché comunque è il luogo del potere. Questi si chiamano palazzi reali e luoghi del potere, cioè quei luoghi che sono espressione e sono proprio rappresentazione di spazi legati proprio al potere in questo caso politico. Altro luogo che io adoro, e se voi non avete ancora visitato andate a vederlo, è questo, il Borgo Castello nel Parco della Mandria a Venaria. Questo, che è un luogo del potere, era però il luogo del potere che potremmo dire defilato,
Qui Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, chiamato anche re cacciatore, veniva perché finalmente, lontano dal paludamento della corte, da tutto il rituale formale della corte, poteva dedicarsi alla sua grande passione, che era la caccia. E infatti i decori che si trovano sparsi in questi appartamenti bellissimi sono spesso trofei di caccia, cacciagione, c'è lui ritratto in tutte le versioni di cacciatore, i suoi cani, eccetera, e poi c'è questa presenza fluttuante di rose, perché lui qui viveva con la moglie morganatica, che era la Rosa Vercellana. Quindi questo omaggio alla moglie con queste rose che trionfano in mezzo ai cani, ai fucili e ai fagiani appesi. Ecco, questo tra parentesi, nel prossimo settembre si inaugura un'altra piccola parte degli appartamenti che stanno restaurando progressivamente, quindi potrebbe essere l'occasione per una bella gita. Esiste anche la casa del clero, perché comunque nei conventi, nelle abbazie, si sono svolte delle vite, sono luoghi di vita. La vita qui si svolge. Io tra parentesi ho visto recentemente un film che ho rischiato di perdere, ed è quel film di cui non mi ricordo il titolo, completamente muto. Il grande silenzio. Perfetto. E tu capisci come in questi luoghi, in queste abbazie, monasteri, la vita sia intensa nella sua apparente semplicità, nudità, sia intensa, sia forte, sia fortemente presente. Ecco che quindi anche questi, quando possono essere musealizzati, quindi possono essere visitati, sono delle case museo assolutamente importanti e significative. Ecco, questa è una traduzione orribile, ne stiamo cercando di migliori, perché in inglese è vernacular homes, che è tradotto così orribile, demo etnoantropologiche ti uccide, ma è per dire che sono quei luoghi che appunto vogliono raccontare un pezzo di storia, una storia di una realtà passata in Italia, ad esempio la realtà contadina prima del secondo dopoguerra, sostanzialmente prima della grande urbamento, industrializzazione, eccetera. Quindi un pezzo di storia importante di una società, di una nazione, che vuole essere conservata. Questi sono i Sassi di Matera, probabilmente conosciutissimi, e i Sassi di Matera, che qui in questo allestimento sembrano dei luoghi deliziosi, anzi uno vorrebbe andarci a fare il bed and breakfast, furono chiusi nel 52 con proprio uno scandalo per le qualità della vita che si svolgeva in queste grotte, dove animali e esseri umani vivevano in promiscuità con condizioni igieniche assolutamente spaventose. Ecco, talvolta le restituzioni museali sono veramente quello che gli americani chiamano una realtà edulcorata. Questa è molto edulcorata, perché appunto furono proprio chiuse per legge nel dopoguerra. Altro elemento in questa sono i trulli, che solamente noi possiamo vantare e non vi sto a raccontare. Peraltro c'è una descrizione bellissima di Pasolini nel suo viaggio in Italia, in cui parla di questo avvicinarsi ai trulli, di questa selva di cime, di punte che si intravedono. E proprio questo cartello che si vede fuori è proprio la citazione del brano di Pasolini. Se sono troppo lunga, fatemi pure dei gesti garbati, ma potete comunque fateli, ecco, garbati. Però Casa Museo oggi, molto velocemente, ma vi vorrei portare alcune riflessioni. C'è anche un'altra tipologia di Casa Museo, che non è una Casa Museo, ma che ci fa capire come parlare attraverso la vita di tutti i giorni, attraverso le stanze, sia un modo facilitante per raccontare a persone di cultura
differente, di formazione differente, di provenienza differente, una storia che diversamente, attraverso i parametri classici di un museo di storia, un museo d'arte, di arte decorativa, non verrebbe fuori con altrettanta efficacia. Ma perché? Ma perché tutti noi abbiamo esperienza del mangiare, del dormire, ce l'ho io, ce l'ha un giapponese, ce l'ha un cingalese, cioè sono esperienze del vivere che fanno sì che le culture si possano incontrare e possano raccontarsi con un vocabolario condiviso. E ecco perché molti musei, musei non case musei, ma musei di storia o musei d'arte, fanno ricorso a quelle che si chiamano le period rooms, cioè sono delle stanze che vengono create per raccontare un periodo storico attraverso una stanza, per esempio. A Londra esiste questo delizioso museo che è dedicato solamente alle period rooms per raccontare la storia inglese dal 600 fino ai loft, recupero dei grandi magazzini del lungo il Tamigi, docks, quindi degli anni 80. Quindi questo museo ha fatto la scelta di allestire singole stanze per raccontare un periodo, riallestendo in quella stanza tutto quello che noi avremmo trovato se per caso con la macchina del tempo fossimo arrivati nel 1750 in una dimora londinese. Quindi questo ci fa capire come l'abitare sia uno strumento narrativo meravigliosamente facilitante proprio nel passaggio di storia. E questo ve l'ho portato perché è veramente questo molto intrigante, anche museologicamente parlando. Recentemente, 3 o 4 anni fa, si è aperto a Berlino il museo della DDR. Cioè sono stati ricreati nel museo di storia tedesca i locali che venivano, come dire, affittati, già pre-arredati all'80%, quindi in maniera assolutamente uniforme, standard, ripetitiva, e tu, visitatore, puoi fare l'esperienza di vivere, tra virgolette, cioè ti puoi mettere a sedere, accendere la televisione su cui vedrai i programmi che venivano proiettati durante il periodo della DDR, e puoi entrare in cucina, prepararti un caffè, e guardate questo ragazzo, cioè è molto interessante anche il volume, cioè come erano anche piccole, strette, cioè come dire, anche questo senso della fisicità. Ecco, voi capite come oggi per parlare di storia si parli attraverso il luogo dell'abitare. La cosa che a me lascia abbastanza sconcertata è che viene musealizzato quello che una persona della mia generazione magari aveva vissuto semplicemente fino a 20 anni prima. Quindi vedersi musealizzato, non so che impressione faccia a una persona che in questi luoghi in realtà aveva vissuto e ha una memoria molto presente di questa storia. Ma period rooms oggi sono anche virtualità. Questo è un progetto molto bello che ha realizzato a Bologna un gruppo di storici con il Cineca, che è il grande centro di elaborazione multimediale, dati, eccetera, di raccontare la storia della città di Bologna. Voi sapete che si è inaugurato a gennaio il Museo della Storia della Città di Bologna, ed è un museo classico, molto multimediale, ma abbastanza classico. Contemporaneamente sono state ricostruite sul web 3 edifici che si riferiscono a un edificio degli anni 30, degli anni 50 e degli anni 80 di Bologna, prendendo proprio edifici che esistono davvero per recuperarne la planimetria, la volumetria. E sono stati ricostruiti, questo è un fermo immagine, ma se voi andate sul sito potete, come dire, camminare, muovervi in questa ricostruzione 3D nelle diverse stanze, per esempio nella cucina, piuttosto che nel salotto, e se voi cliccate, quando, per esempio, su queste poltroncine, che sono le poltrone disegnate da Stark, che sono molto famose,
Ecco, ogni oggetto serve per, come dire, esplodere un tema di storia sociale, un tema di storia del design, un tema di storia culturale. Quindi ogni oggetto in realtà è portatore di un discorso, ma sono oggetti che tutti noi probabilmente abbiamo avuto. Io per esempio quella lampada laggiù, quella bianca a tollo, che è la famosa lampada di Magistretti, cioè sono oggetti di, che, come dire, che sono icone e quindi sono diffusamente anche presenti nelle case. In questo ambiente, se tu clicchi per esempio su una rivista o su un disco, viene fuori tutto un racconto sulla musica, sulla letteratura, eccetera, eccetera. Molto velocemente, questo per farvi capire come uno stesso museo ti dia due modi diversi di interpretare le period Rome, e questo ci riporta al discorso dei pubblici diversi. Siamo al Metropolitan, voi sapete che il Metropolitan ha tutto un piano, anzi due piani, fatti di period rooms. Quindi stanze che raccontano periodi storici. Se voi guardate questa, qui noi siamo in un allestimento estremamente, come dire, virgolette oggettivo, molto freddo, con questa barra davanti che ti fa proprio, oltre questo non puoi passare, quindi ti crea un po' un limite dietro la quale tu puoi vedere una stanza ricostruita con questo camino così pesantemente inutilizzato, con questa chiusura dietro. Quindi è un allestimento molto, come dire, molto rigido. È uno dei vecchi allestimenti. Questo è uno dei recenti, che sono stati rifatti nel 2007-2008. In questo caso, in cui la stanza è composta da un'intera boiserie e da tutti i decori di un hotel particulier francese della fine del Settecento, acquistato dal Metropolitan negli anni 30 e portato a New York, in questo caso non si sono fermati ad allestirlo come così, ma hanno voluto aggiungere l'emozione. L'emozione del visitatore che attraverso un gioco di luce è come se dalla finestra entrasse la luce dell'alba all'interno della stanza in cui sono rimaste le carte da gioco di un gruppo di giocatori che da poco ha lasciato la stanza. Ecco quindi che anche nelle case museo e nelle period rooms si cerca anche di coinvolgere il visitatore attraverso anche questi, come dire, percorsi più emozionali, più evocativi proprio di realtà vissute. Ecco, e con questo io farei una, poi se abbiamo voglia faccio ancora una cosa. Questo è l'ultimo episodio di Period Rooms, è un progetto che sta portando adesso il comune di Reggio Emilia con i musei comunali, con la richiesta a tutta la città di portare oggetti, fotografie che possano insieme essere allestiti per rispondere a queste domande: come mangeremo, come vestiremo, come parteciperemo, come condivideremo, partendo da oggetti della vita che siano di memoria del passato, dell'oggi, ma anche come visione del futuro, per cui tutti sono invitati a portare. È un esperimento nato adesso in aprile, è stata già fatta, questi due giorni di raccolta sono già avvenuti, e adesso con Italo Rota, che è l'architetto che sta lavorando su questo progetto, verranno allestite delle period rooms. Ma io adesso vorrei chiudere, ed è proprio la chiusura, con una esperienza che io ho fatto molto bella. Non so se qualcuno di voi a New York ha visitato questo museo. Questo museo, che letteralmente vuol dire museo delle stanze in affitto, dell'appartamento in affitto, è un gruppo di blocks, di edifici nel South East, Lower East Manhattan, ed era il luogo in cui le ondate migratorie a partire dalla fine dell'Ottocento sbarcavano e
trovavano in queste case, che è tutta una sfilza di edifici come questo, trovavano il primo locale in affitto. Cioè, qui potevano passarci mesi, anni, ci sono famiglie che hanno passato un'intera vita qua dentro. La cosa straordinaria è che negli anni, fine anni 80-90, una fondazione ha deciso di comprare dalla città di New York uno di questi edifici che era completamente vuoto, perché dagli anni 30 poi, per motivi proprio di igiene, di qualità di vita non più confacente, e la città di New York aveva deciso di svuotare questi edifici, molti sono stati ovviamente riadattati, eccetera, e questo era rimasto così, in queste condizioni precarie. È stato acquistato da questa fondazione che, grazie alla collaborazione della città di New York e agli archivi che la città aveva di tutte le famiglie che in questi appartamenti si fermavano, e addirittura per ogni appartamento hanno la storia di tutte le famiglie che si sono succedute, grazie a tutti questi materiali di archivio hanno ricreato i locali di una famiglia tedesca, di ebrei tedeschi, che ha vissuto qui negli anni 70, andando a recuperare la storia delle persone, i nomi delle persone, e andando a ricercare quegli arredi che certo non erano più lì ovviamente, ma attraverso ovviamente le donazioni, il mercato antiquario, ma anche attraverso le fotografie dell'epoca, la cultura delle persone che avevano vissuto qua dentro. Questo è un'altra famiglia, la ricostruzione di questa cucina, e di ogni famiglia ti viene raccontata proprio la storia delle persone, i nomi delle persone, il tipo di lavoro che facevano. E questo è sempre l'appartamento di questa donna che, per mantenere la famiglia, faceva la sarta, e in questo appartamento, stiamo parlando di due stanzine microscopiche, io l'ho visitato, è veramente in due stanze che dovevano essere veramente multifunzionali, perché erano il luogo del lavoro, ma anche il luogo poi della vita, per dormire, per mangiare. Questo è un altro appartamento ancora. Quindi, come vedete, è stato proprio... ti viene data la possibilità di fare queste visite per entrare in contatto con uno spazio che ti racconta non solo una storia di migrazione, quindi una storia sociale molto importante, ti racconta il passaggio di queste famiglie, di queste voci che hanno lasciato traccia in questi luoghi. Questa è la famiglia italiana, è una delle più interessanti, perché questa famiglia ha vissuto fino alla chiusura dell'edificio negli anni 30, e la ricostruzione di tutti questi oggetti, addirittura uno per uno su questa toilette, è stata fatta intervistando i nipoti degli ultimi abitanti, che si ricordavano che la marca del sapone era quella, che è vero che non c'era l'acqua in casa, ma la mamma ci teneva tanto, eccetera. Quindi una ricostruzione puntuale. E quindi questa è ancora la famiglia Baldizzi, in queste due stanze in cui tutta la vita doveva svolgersi. E io chiudo con questa immagine, e perché? Perché ritorno al discorso iniziale. Perché tante tipologie di case e museo? Ma perché sono anche tanti i pubblici a cui dobbiamo rivolgersi, ed è importante che ogni pubblico, e questa è una bellissima foto di questo importante fotografo, che nei musei non fotografa le opere d'arte, ma fotografa il pubblico che guarda le opere d'arte. In questo caso tutti questi signori stanno a guardare il Davide di Michelangelo all'Accademia a Firenze. Ecco, queste facce, ciascuno con un'espressione, con un atteggiamento, con uno sguardo, a tutti questi sguardi le case e museo devono dare una risposta, devono dare un racconto che porti un valore in più alla loro conoscenza, che porti un piacere in più e che sia in grado di arrivare a tutti questi sguardi. E grazie per la vostra attenzione.
dettagliata sono a vostra disposizione, e altrimenti io vi invito a visitare le case museo e aprire l'anima a questi luoghi veramente fantastici.